Grazie, buongiorno. Saluto e ringrazio anche per la possibilità che mi è stata data anche di poter presentare in qualche maniera il lavoro fatto in questi primi mesi nell'ambito della Regione Lazio e anche innestarmi sul ragionamento di filiera del contatto col territorio e quello che significa l'ambiente di livello istituzionale. Sì. Si è sentito, quindi non ringraziavo sostanzialmente, era solo una presentazione di buongiorno e quindi adesso ricominciamo. E volevo cogliere anche l'occasione un po' per presentarmi e per presentare anche quello che in questi primi mesi di amministrazione regionale abbiamo cercato di mettere in essere rispetto a quello che si muove sul nostro territorio, sull'aspetto ambientale. Anche con una visione un po' diversa, io faccio un assessorato che è apparentemente un po' singolare perché abbiamo dentro le infrastrutture, le politiche dell'abitare e l'ambiente. In realtà non è un assemblamento di competenze tanto per dare, ma in realtà tutto si muove intorno a quello che facciamo sul nostro territorio, come agiamo su di esso, con quale qualità e con come misuriamo questa qualità poi all'interno delle azioni che facciamo, cercando di tenere tutto dentro un saldo importante che vada in alcune direzioni che ci siamo prefissi. E credo che sul tema ambientale uno degli sforzi più alti che dobbiamo fare è essere estremamente chiari, trasparenti, semplici nella comunicazione. Più noi riusciamo a dare tranquillità alle informazioni e trasmettere i dati che abbiamo, più credo che già questo da solo di per sé rappresenti un elemento fondamentale. Prima per essere credibili bisogna portare dati, bisogna portare fatti e bisogna coinvolgere il più possibile persone attraverso siti, attraverso l'informazione, attraverso una forma di partecipazione. E su questo vi volevo in qualche maniera citare alcune iniziative che vanno in questa direzione e vi cito però cose che non sono intenti, vi cito cose che sono in delibera, perché credo che ormai chi fa questa l'onore, l'onere di rappresentare le istituzioni e l'amministrazione, credo che insomma non siano più concesse le enunciazioni, ma bisogna solamente portare delibere, fatti, al fine di essere credibili. E in questi primi mesi abbiamo appunto messo in campo un po' di iniziative, tutte sull'indirizzo che vi ho un po' citato, cioè quello di essere capaci di mostrarsi, di mostrare quali sono i dati e di fare scelte nel tempo che siano il più oggettive possibili. Una delle grandi sforzi sarà proprio questo, trasferire dati, georeferenziare pezzi di territorio, dire cosa accade in quell'XYZ dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista della qualità ambientale, dal punto di vista delle misurazioni che facciamo, in maniera tale che poi le scelte saranno quelle in base a dati oggettivi e su questi saremo misurati dai nostri cittadini, togliendo una parte di soggettività che talvolta diventa anche incomprensibile. In quest'ottica abbiamo istituito il tavolo della trasparenza per la dismissione dell'impianto nucleare di Borgo Sabotino in provincia di Latina. In realtà abbiamo già cominciato, non è un'idea nostra, ma abbiamo già cominciato a partecipare fin dai primi mesi di esperienza con l'assessorato a quello che era il tavolo istituito dalla Regione Campania, che ovviamente si riferiva alla parte della centrale di Sesto Lunca che però in qualche maniera impatta sul territorio del Lazio. E lo abbiamo fatto anche con, devo dire, un'importante iniziativa che è venuta appunto dal Consiglio regionale, che quindi ha inteso non solo condividere questo atteggiamento della Giunta, ma farne proprio anche con un atto di Consiglio. E abbiamo aperto questo tavolo ovviamente a tutte le istituzioni, ai rappresentanti del Parco, del Circeo, poi la Prefettura di Latina, e soprattutto a tutte le associazioni ambientaliste che ne vogliano far parte. Quindi è un tavolo estremamente aperto, dentro ci sarà ovviamente l'ARPA, le nostre strutture regionali, tutte le strutture della filiera istituzionale, ma anche chiunque con associazioni voglia farne parte. Questo appunto per rassicurare, per far capire cosa dobbiamo fare. La Regione non ha competenze specifiche, evidentemente, di dismissione di carattere nucleare, però ha l'onere e soprattutto il ruolo fondamentale di informare. E su questo credo che l'apertura di un tavolo di questo genere possa aiutare a intraprendere e riallacciare quel discorso di fiducia e di monitoraggio dell'azione amministrativa. Un'altra cosa importante, che devo dire è stato uno dei motivi di disagio iniziali quando incontrammo Stefano Laforte, insomma, il Lazio non aveva mai trasferito
l'elenco dei siti da bonificare. E diciamo che è un po' imbarazzante come situazione per chi si trova a fare i primi giorni di assessore all'ambiente, non trovarsi nei rapporti dell'ISPA perché non si era stati capaci di trasferire un'informazione. Questo diciamo è un po'... ti mette oggettivamente in difficoltà. Da allora abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo istituito appunto l'anagrafe dei siti da bonificare, ci stanno lavorando appunto le nostre strutture e a breve saremo in grado di trasferire anche i risultati di questa anagrafe. Quindi anche lì con l'impegno ovviamente come la norma di inserirlo nel SIRA e soprattutto anche nei nostri siti regionali in maniera molto semplice e leggibile da tutti, non deve essere un dato tecnico solamente, ma deve essere un dato che deve essere percepito da una stragrande maggioranza di cittadini che solo andando sul sito si possono già rendere conto di dove sono le aree, di cosa si sta parlando e di quali sono le azioni che abbiamo cominciato ad intraprendere. Un'ultima considerazione la faccio per motivare un po' quello che abbiamo fatto sulla Valle del Sacco, insomma è inutile che vi ricordo il percorso dal 2005, però viviamo una fase particolare perché l'area è stata, insomma, il Ministero ha inteso declassarla dall'elenco dei siti di interesse nazionale. Noi su questo abbiamo fatto un ricorso motivato sul fatto che riteniamo che ancora sussistano tutte quelle caratteristiche ai sensi della 152 che fanno dichiarare sito di interesse nazionale e soprattutto perché riteniamo che rispetto a quel problema, all'entità di quel problema, l'azione di tanti piccoli comuni insieme non sia ad oggi ancora lo strumento efficace per risolvere un problema. Ovviamente la pronuncia ci sarà nei primi mesi del 2014, ma non c'è inerzia da questo punto di vista perché già abbiamo cominciato a mettere in essere tutte le azioni di coordinamento anche dei piccoli comuni della Valle del Sacco, una serie di iniziative atte appunto a non abbassare la guardia e comunque essere pronti per qualsiasi sia il pronunciamento che ci sarà in sede appunto di tribunale. Io con questo vi ringrazio dell'opportunità e spero insomma che da qui anche al prossimo anno non solo riusciamo a fare l'anagrafe ma riusciamo anche ad aggredire una serie di problemi in maniera importante e a far sì che la migliorabilità dei dati ambientali del Lazio e anche proprio la misura di questi dati sia ovviamente in un saldo positivo. Grazie. Bene, grazie. Credo che anzi questa tua introduzione abbia esploso in maniera assolutamente puntuale diciamo, gli aspetti che avevo voluto sottolineare all'inizio proprio nella relazione complessiva tra livello statale, sino a livello regionale, sino a livello comunale e come le problematiche sono legate verticalmente e orizzontalmente, e nonché legandolo al discorso dell'informazione. Bene.